Bene ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. In questa puntata studieremo di per certo cos'è l'essere umano. Come mai è unico nel suo genere? Dopo questa intro, eccomi qua ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Allora, questa puntata sarà molto speciale perché è una rubrica nuova che voglio fare riguardante i rapporti sociali tra gli esseri umani, che è una cosa meravigliosa che praticamente succede. Come vedete, finalmente sono di nuovo con la mia reflex perché dall'ultimo video precedentemente che avete visto sono finalmente riuscita a mettermi a fuoco. Quindi farò spesso video con la reflex. Finalmente, dopo 8 mesi, quasi un anno, ho capito come funziona. Allora, oggi parleremo esattamente di amicizia. È un argomento fondamentalmente nuovo di cui non ho mai parlato. Allora, che cos'è per me l'amicizia? Non so quando dura questo video, quindi preparatevi. Maiale, ma come mai fai un altro video? Sembra che tu parli e alla fine non concludo niente. Ragazzi, non è che non concludo niente. E sono ovviamente video miei sfogo su come la penso io, su come Loletta 5 pensa riguardante certe cose. Allora, l'amicizia cos'è per me? Ci vorrebbe un listino prezzi, tipo, che non finisce mai, ma vabbò. Allora, l'amicizia per me è come l'amore, sono cose fondamentali. Poi magari farò anche un altro video riguardante l'amore, che è molto importante pure per me. Due cose sono fondamentali e messe allo stesso livello, devo dire la verità, l'amore e l'amicizia. Allora, gli amici sinceramente ne ho avuti sempre pochi, da quando mi ricordo, fin da piccola. Tipo, messa così, allora, dallo psicologo. Allora, quando ero piccola mia madre non voleva comprarmi nulla, avevo tutti i giochi in matenchina, e le presenti quelli della fiera, quelli della fiera che dopo un po' facevi così e si compravano in mille pezzi, mentre tutti i bambini fighettini avevano Emilio il robot, oppure Emilia la robot, oppure Furby, ecco. L'unico gioco che mi ricordo di marca era Furby, quella specie di coso che si muoveva, ed ero contentissima in effetti. Tutto si basa molto sulla mia infanzia, perché pensandoci bene, partendo fin dai secoli dei secoli, amen, alle elementari avevo due migliori amiche, di cui questo rapporto è continuato fino alla seconda media. Alla scuola media avevo un bel gruppetto mio, forse l'unico gruppo in cui mi trovavo finalmente a mio agio e andavo volentieri a scuola. Ma al di là, appena finisce l'elementare, appena è finita la scuola media, ciaone del cuore. Non ci siamo più cagati. Arrivando alle superiori, diciamo che forse a livello di amicizia ero molto più sbloccata stranamente essendo timida alle elementari e medie rispetto che alle superiori. Alle superiori, crescendo nella mia adolescenza, ho avuto questa specie di confusione mentale, isolamento psicologico, praticamente evasivo, cioè io mi isolavo da sola. Evidentemente non ho avuto un granché di rapporto sociale con le mie compagne perché erano tutte uguali. Voi vedevate uscire dall'Istituto Magistrale Turisi Colonna di Catania 50 ragazze tutte uguali. Borsette, scarpe col tacco, lime nelle borse, preservativi, tutto ciò che ovviamente era fondamentale per la scuola. E con le borse, cioè io avevo uno zaino gigante, io ho fatto una parodia sul mio vecchio canale, anzi ve la metto sotto così la andate a vedere, proprio del liceo. I miei sono stati 5 anni di merda, io là dentro ho vissuto l'inferno. Perché le mie compagne mi guardavano male dalle teste ai piedi perché avevo jeans larghi, cose. Era il mio periodo hippie anni 90, cavolo, era degli anni 90 e quindi ho portato la moda degli anni 90 nel 2005. Quindi, ovviamente, crescendo, una bambina che si guardava
Will Smith, 8 sotto un tetto, è il principe di Bel-Air, è normale che mi vestivo con i cappellini e le magliette larghe, perché io mi medesimavo in quella moda che mi piaceva tanto. Ma le mie compagne non l'accettavano questa cosa, perché non si facevano i cazzi loro. L'unica mia amica che ho avuto è stato, allora, praticamente i primi 2 anni l'ho fatti da sola, finalmente al 3° anno arriva la mia compagna di banco, Lorena, che se esiste ancora ti saluto. E quindi grazie a lei ho vissuto gli ultimi 3 anni, diciamo, di liceo un poco meglio, per così dire, perché incominciarono a fare bullismo, violenza psicologica e fisica anche con lei. A me mai violenza fisica, perché ci mancava solo quello. Però violenza psicologica me ne hanno fatto tanto e questa cosa non va bene. Io ho fatto anche un video in questo nuovo canale riguardando proprio il bullismo ed è una cosa che non si deve fare. A prescindere se una bambina ha i baffi, le sopracciglia tipo monoscia autostrada o il cappellino al contrario, non lo devi fare, perché non è giusto, ok? Chiusa parentesi, andiamo avanti. L'amicizia mia è stata un po' così, quindi diciamo che io sono stata molto traumatizzata dall'aspetto scolastico di amicizia, quindi io pensavo che tutte le persone al di fuori della scuola comunque fossero così. Mi dispiace dirlo, ma anche dopo i 5 anni con questa mia compagna non ci siamo più cagate. L'ho rivista solo un paio di anni dopo all'università, che poi lei, giusto da un'università insomma passa ad un'altra, la mia, all'Accademia di Belle Arti per l'appunto. Scusate, ogni tanto controllo. L'amicizia che cos'è? Ok, ho fatto tutta questa introduzione per dirvi che l'amicizia non è sfruttamento, non è a convenienza. Vi spiego, questi moscerini, vi spiego cosa l'amicizia non è. L'amicizia non deve essere né a convenienza, né a sfruttamento, né a comodo tuo. Cos'è l'amicizia? L'amicizia vuole essere bene davvero, è rispetto reciproco, è ascoltarsi, aiutarsi, esserci nel momento del bisogno ed esserci nel momento del non bisogno. Perché non è che io ho un problema, allora ti cerco solo perché ho un problema. Io comunque sì, ti cerco lo stesso. Dalle serie, ciao che fai, ciao come va, vuoi uscire oggi? Io comunque se ti cerco. Poi ovviamente se ti parlo dei miei problemi e tu ti stai muta, non è un'amicizia. L'amicizia deve essere reciproca. Cioè, io parlo, tu mi ascolti, vabbè. Al momento che tu non parli, io continuo a parlare, quindi faccio un monologo. Quindi mi devi bloccare a me ad un certo punto, perché sennò divento noiosa. Come a volte vedo nei miei video. Quindi, se l'altra persona invece mi blocca, mi ferma, parla lei, io l'ascolto, a me piace un casino ascoltare. Però purtroppo ho avuto delle ex amiche ormai, diciamo così, che io parlavo e loro mi ascoltavano. Dice, bello? No. Non è bello. Perché è come se parli da sola. E addirittura alcune di queste non mi davano manco un consiglio, quindi non aveva senso questa amicizia. Che cos'è, per tappabuchi o per uscire qualche volta a bere un mandarinetto? E quindi è brutto da dire, ragazzi, ma dovete scegliere le amicizie che voi volete fare. Cioè, se una persona non vi garba, o se per voi quella persona non rispetta i canoni dell'amicizia, scusate oggi, lasciatela andare via. Io ho imparato questo, che purtroppo, anche amaramente, bisogna lasciare andare via certe persone che in realtà non vogliono far parte più della tua vita. E te lo fanno capire o in modo diretto o in modo indiretto. Poi ovviamente tocca a voi vedere entrambe le direzioni. L'amicizia è una cosa bellissima. L'amicizia è un gesto d'affetto che può essere una carezza o regalare qualcosa, anche un donare del tuo tempo. È una cosa bellissima. È una cosa straordinaria. Io di amicizie ne ho avute parecchie, finite bene o finite male. Diciamo che dopo tanti anni continuano alcune amicizie, ma proprio sono 2 o 3. E sono felice di queste 2 o 3, anche se a volte ci litigo anche con loro, ma è normale litigare o avere qualcosa in cui non si è d'accordo. L'importante è risolvere le situazioni, questo come in amicizia, come in amore. Se tu hai dei dubbi, delle cose, dei rancori, non dirglielo spiamare, diglielo a quella persona in maniera diretta come te lo dice lei a te, in modo tale che siete puliti e sistemati e avete la coscienza a posto per continuare il vostro rapporto. Bene ragazzi, questo è il succo di che cos'è per me l'amicizia.
ovviamente, l'amicizia per me è tutto, è fondamentale. Perché comunque sia l'amico ci sarà sempre per te, al contrario dell'amore. L'amore può andare bene come può andare male, come può finire come non può finire, però non ti devi troppo accavallare sull'amore e poco nell'amicizia, devi continuare ad essere ovviamente rispettoso per entrambe le cose, perché ci sono molte persone che si fidanzano, l'ho detto sempre nei miei video, e poi sono spariti. Non si fa così, l'amico ci sarà sempre per te, sei un vero amico. Se invece non lo è, che se ne va tipo le frasi di link su Facebook, vuol dire che in realtà non è mai stato tuo amico, ok? Molto chiaro. Mettete un like, condividete con i vostri amici, commentate qui sotto, sotto nell'info box in descrizione troverete tutti i link sottostanti dei miei vecchi video, il mio canale vecchio e nuovo. Seguitemi anche su Instagram, ossia Loletta_5, e sul mio profilo privato, sulla pagina. Se avete delle domande da farmi, viole09@live.it, private. Se invece domande pubbliche che voi comunque sia ve la sentite di farle, fatemele qui sotto. Scrivete anche voi se avete pochi o meno amici, che tipo di problemi avete avuto a scuola, e se vi siete sentiti delusi, amareggiati, incazzati, neri per certe persone che magari credevate amiche e in realtà non lo sono. E mi farebbe piacere, insomma, vedere anche, sentire più che altro, vedere per chi vede i commenti, la vostra opinione a riguardo. Iscrivetevi ovviamente al canale, grazie per i miei 26 iscritti, siamo oggi il 15 gennaio del 2016, non so quando metterò questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio coccoloso e non arrendetevi mai.